84 morti ed oltre 200 feriti, il bilancio dell'incendio divampato nel complesso di templi indù di Puttingal nel villaggio di Paravor nel sud dell'India. Migliaia le persone nel complesso per la giornata conclusiva dei festeggiamenti della dea Bhadrakali. Una scintilla ha fatto saltare una batteria di fuochi depositati nel tempio. La manifestazione non era stata autorizzata. Una bomba di potenza limitata è esplosa nei pressi della stazione Metrobus di Mecicoi, in una zona abbastanza centrale di Istanbul. Tre le persone rimaste ferite in modo lieve e la polizia ha evacuato l'area nel timore di altre bombe. Un uomo reggiano di 63 anni avrebbe ucciso una donna ucraina di 55 per poi togliersi la vita. Questa è la prima ricostruzione dei carabinieri di Castelnuovo Monti. I due sono stati trovati morti in casa a Vetto, in provincia di Reggio Emilia, sui loro corpi ferite di arma da fuoco. Mohamed Abrini, arrestato insieme ad altre 5 persone, uno dei sospettati chiave per gli attentati del 13 novembre a Parigi, ha confessato: è lui l'uomo col cappello, il terzo attentatore dell'aeroporto Zaventem ripreso dalle telecamere di sorveglianza nello scalo della capitale belga lo scorso 22 marzo. Dopo il richiamo dell'ambasciatore italiano a Cairo non si placa la tensione diplomatica con l'Egitto per la morte di Giulio Regeni. La procura di Roma ha ritenuto inaccettabile la documentazione fornita e dal rifiuto degli investigatori egiziani di fornire tabulati telefonici ha dichiarato che farà una nuova rogatoria internazionale. L'Egitto fa muro. A Londra migliaia di persone in strada a Downing Street per chiedere le dimissioni del primo ministro David Cameron, coinvolto nello scandalo dei Panama Papers per le quote del fondo offshore del padre Ian, quote cedute nel 2010 quando divenne premier. Avevo una quota della società di mio padre, ho gestito male la cosa, la colpa è solo mia, le parole di Cameron, che ha aggiunto che renderà pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi. Papa Francesco ha detto sì alla comunione ai divorziati e risposati, ma dopo un percorso di discernimento che sarà valutato caso per caso dai sacerdoti che seguiranno le nuove coppie. Il Papa ha abbracciato 50 tra ex prostitute trans provenienti da 10 paesi, vittime delle tratte. La Chiesa deve operare in modo misericordioso, c'è posto per tutti. In MotoGP sul circuito di Austin in Texas, pole position per Marc Marquez su Honda. Il pilota spagnolo ha preceduto le due Yamaha di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Semaforo verde alle 21 ora italiana. Si sono giocati 4 anticipi per la 32esima giornata di Serie A. Colpo del Genoa a Sassuolo e vittoria dell'Inter a Frosinone e del Chievo con il Carpi. Nulla di invariato in zona retrocessione. Nel big match Milan-Juventus, vittoria dei bianconeri che ribaltano il risultato. Di Pogba il gol del 2-1 finale. Oggi le altre partite, tra cui Napoli-Verona. Domani, nel Monday Night, la Roma sarà impegnata in casa contro il Bologna. Situazione in generale in miglioramento con prevalenza di sole al centro-sud e Sardegna. Al sud instabilità mattutina con ampi rasseneramenti nella serata, mari mossi o molto mossi.